Consiglio europeo adotta formalmente il pacchetto di sanzioni contro Mosca dopo il riconoscimento dalle repubbliche separatiste ucraine. Zelensky conferma l'intenzione di aderire all'Unione europea e alla NATO e dice che il destino dell'Unione europea si decide sul campo in Ucraina. Kiev denuncia la morte di un soldato nei bombardamenti, mentre l'annuncio di Di Maio di non avere un bilaterale con Mosca fino a quando non si allenteranno le tensioni è criticata dal Ministero degli Esteri russo, che parla di strana idea di diplomazia da parte dell'Italia. Draghi dice che i soprusi non devono essere tollerati. Un Consiglio straordinario dell'Unione Europea è convocato domani alle ore 20. Caso Ranucci, scivolone della testata Online Open che riconosce l'aspetto deontologico riguardo alla pubblicazione sul Riformista della rettifica del legale di Ranucci. Dopo la pubblicazione dell'articolo firmato dal nostro collaboratore Aldo Torchiaro, il conduttore di Report ha commentato su Twitter: quello su Ranucci era uno scoop, anzi no, il Riformista dopo 10 giorni di bufale rettifica. In realtà si legge sulla testata online la pubblicazione della rettifica sul giornale è un atto dovuto, come specificato nell'articolo 8 sulla legge sulla stampa, la 47 del 48. Covid, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 49.000 nuovi casi e 252 morti. Lo stato di emergenza non sarà prorogato oltre il 31 aprile. Oltre il 31 marzo ed aprile non ci sarà più l'obbligo di quarantena e mascherine FFP2, ha annunciato il premier Mario Draghi in visita al Teatro del Maggio Musicale fiorentino. Il governo italiano presenta il disegno di legge di ratifica del trattato di riforme del MES. Lo annuncia il ministro dell'economia Franco. Se le modifiche saranno sostenibili, le appoggeremo, dice Giuseppe Conte, mentre Giorgia Meloni annuncia battaglia. Siamo pronti a respingere con tutte le nostre forze questo ennesimo tentativo di riforma di un trattato che non fa gli interessi dell'Italia. La riforma migliora l'impianto del MES e non ci sono rischi di distribuzione del debito, dice invece il capogruppo del PD, Piero De Luca. Autotrasportatori in rivolta dalla Sicilia alla Puglia, passando per la Salerno-Reggio Calabria. Parte dal sud la protesta dei camionisti contro l'aumento del prezzo del gasolio. Si sono registrati momenti di tensione nel Foggiano, in Puglia. Federdistribuzioni lancia l'allarme. Rischio scaffali vuoti. Dopo tanta attesa sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione le date delle prove per l'ordinario della scuola secondaria. Si terranno dal 14 marzo al 13 aprile e coinvolgeranno oltre 430.000 candidati. Queste le nostre breaking news, ma rimanete sul Riformista TV perché tra poco arriva la nostra vice direttrice Angela Zaro sul punto del giornale di domani.